nella riconquista per rispondere a Salvatore. Questa è una strategia di riconquista. Nella riconquista, però, devi, come dire, aver eliminato. Infatti, nella riconquista serve il no contact, perché devi aver eliminato in primis le tue paure e in primis la rabbia che c'è dentro. Questa è la più forte motivazione che noi abbiamo, cioè il serbatoio di benzina sta nei nostri turbamenti e nei turbamenti degli altri. Quindi chi riesce a stappare, no? E come dire, avete presente la bottiglia di champagne, no? Io la scuoto, vuol dire che amplisco il turbamento, e quando parte il tappo, tutto lo champagne viene fuori, no? Quindi questo noi dobbiamo imparare a gestire su di noi positivamente i nostri turbamenti, autoamplificandoceli, ma utilizzando bene l'energia, perché io devo sapere dove canalizzarla. Se mi licenzio e poi dopo mi butto giù dal ponte, ho canalizzato male l'energia, mi sono buttato giù dal ponte. Mi licenzio e devo canalizzarla direttamente da qualche altra parte, perché altrimenti non farò mai niente. Ma anche nella conquista, e ci sono mille cose, cioè mi lascio questa persona che non mi faceva stare bene e direziono le nuove energie, questa paura che ho della solitudine, la direziono su nuove conquiste, su nuove attività, e posso farlo sia incrociato sia diretto, cioè nel senso utilizzo l'energia di essermi lasciato con una persona per trovare un'altra persona, oppure posso utilizzare l'energia di essermi lasciato con una persona, la canalizzo ad esempio su avere un miglioramento professionale. Insomma, dobbiamo riappropriarci della nostra immagine ideale, perché se non ci riappropriamo della nostra immagine ideale siamo vinculati, cioè lasciamo spazio al vincolo. È il vincolo che ci domina, è il vincolo che ci conquista, è il vincolo che non ci permette di fare niente. Quindi questo è quello che dobbiamo imparare a fare su noi stessi e sugli altri. Quello che dobbiamo imparare a fare sugli altri è quello di andare a, come dire, a creare ancora di più una discrepanza, diciamo così, tra l'immagine reale e l'immagine ideale, per sedurli, perché è fonte di energia. Certo, Geisha, ma fa bene sì, però noi allora sugli altri li pilotiamo su di noi, su noi stessi dobbiamo diventare padroni delle nostre emozioni, padroni dei nostri turbamenti, però dobbiamo agire veramente. Anche qua torniamo sempre al discorso di prima: senza atti di coraggio non facciamo nulla, senza un atto di coraggio non riusciamo a fare assolutamente nulla, perché resteremo al catasto 40 anni e poi che faremo? Andremo in pensione dopo 40 anni, saremo vecchi e rincoglioniti e ci lamenteremo, avremo tutta la vecchiaia per lamentarci, avremo i rimpianti. Rimpianti di non aver, e il rimpianto in cosa si traduce? Si traduce in un rammarico, si traduce in un, come dire, in un senso di dolore molto profondo. Avremo un rammarico di non aver mai fatto una cosa, e quindi la nostra esistenza, diciamo, non sarà stata una esistenza significativa, sarà stata un'esistenza un po' sprecata, diciamo così, no? Perché non abbiamo tirato fuori quelli che sono i nostri talenti, no? Perché noi dobbiamo cercare di tirare fuori i nostri talenti, e questo tipo di seduzione serve anche per tirare fuori i talenti degli altri, fondamentalmente. Quindi serve anche per tirare fuori i talenti degli altri, non soltanto il nostro talento, ma anche il talento degli altri. Bene, spero che vi sia piaciuta questa live. Se ritenete utile farne magari un'altra di approfondimento, ne farò magari un'altra di approfondimento, sempre sul tema. Io adesso sto seminando un po' di live diverse, di varia natura, diciamo così, anche per avere poi un feedback da voi, no? Se qualcuno scrive magari, scrive che cosa preferisce, diciamo, qual è il tema che va a preferire, può dirlo, insomma. Io, se capto qualcosa, cerco di fare. Ok, un saluto a tutti e buona cena a tutti. Stasera penso che farò un'altra live cazzeggio più tardi. Ciao a tutti, buona serata, ciao a tutti, buona cena, ciao a tutti.